Mio padre viveva sempre nel presente, proiettato al futuro. Forse perché per lui ricordare il passato era troppo doloroso. O forse perché era un modo per sopravvivere e andare avanti. O forse per tutti e due i motivi. Fatto sta che a me mancano quei ricordi, quel passato. E da sempre sono alla ricerca di storie sul quanto accaduto durante la Shoah. Storie di sopravvivenza. Ed è così che arriviamo a questo mio viaggio, alla ricerca di gente come me, nipoti della Shoah che vivono in Italia, il mio paese di adozione. Eredi di un passato che ci accomuna, che condiziona ancora il nostro presente.